Qui alla mimoteca per la rassegna trovo straordinari tutti i tenti. Adesso parliamo con il dottor Claudio Fogietti, coordinatore progetto Affettività e Settualità della città di Torino. La sessualità nelle persone disabili è un tabù. Pochi ne parlano. I stessi genitori non sono preparati ad affrontare questo delicato argomento. Cosa ne pensa lei? Direi che più che un tabù la sessualità è, è, è un tema oscuro, è un tema difficile. Un tema difficile da trattare per chi si occupa di questioni che riguardano altri è un tema ancora più difficile da trattare quando si tratta di questioni che riguardano se stessi. Magari fosse solo un tabù, sconfiggere, superare un tabù non è poi così complicato. Ci vogliono alcuni requisiti, alcune condizioni, ma. In un modo o nell'altro poi ci si fa. La nostra cultura ha sconfitto altri tabù oltre che questo. Quindi ehm, forse il passaggio più importante è convincersi dell'idea che quando si affronta questo tema in generale, ma ancora di più quando lo si affronta nelle persone con disabilità, ci si candida ad affrontare una grande complessità. Questo di sicuro, perché questo è un tema che non può essere semplificato perché la semplificazione di questo tema, o peggio ancora, il, il rapportare eh, le questioni che attengono alla disabilità e all'affettività, alla sessualità e all'affettività delle persone con disabilità, al, alla sessualità o affettività delle persone non disabili, significa commettere un errore fatale. Fatale perché le persone con disabilità hanno una... Un, hanno un mondo, vivono all'interno di un mondo, rappresentano se stessi e il mondo con logiche che in molti casi, in molte disabilità ad esempio, non ha la possibilità di confrontarsi agevolmente alla pari con la normalità. Questo per smontare ad esempio un altro di quei, di quei temi che poi magari nelle conversazioni affronteremo, e cioè... Il tema che spinge molto spesso persone non accorte, operatori non accorti, a impegnarsi su questo tema, tentando di colmare la differenza che c'è tra una disabilità eh, possibile, che è quella dei normali, e la sessualità, eh, come dire, mh, concreta, che in molti casi fa fatica persino a, a manifestarsi e ad esprimersi, anche perché dobbiamo mettere in fila ancora un secondo concetto fondamentale, e cioè che quando noi affermiamo il tema della disabilità non abbiamo detto niente, non abbiamo, non abbiamo individuato una categoria specifica, noi abbiamo parlato di decine di migliaia nel nostro paese, di circa 6 milioni di persone. Che, che, che sono una diversa dall'altra. La, la trisomia 21 non ha molto a che vedere con la tetraplegia e la sclerosi multipla non ha nessuna parentela col disturbo mentale. Quindi eh, bisogna stare anche attenti. E questa è una raccomandazione che cerchiamo di fare sempre in particolare agli operatori professionali perché la definizione di sessualità nella disabilità sembra circoscrivere un argomento ma in realtà non lo circoscrive per niente, anzi ci si candida a non imbrigliarlo affatto. A chi possono rivolgersi i genitori per avere dei contigli? Mm, non lo so. Dipende, dipende. Se eh, quei genitori hanno la possibilità di avere eh, al loro fianco, a loro disposizione, un servizio che si è organizzato per affrontarlo, questo tema, ma non tra le mille altre cose attraverso le quali un servizio si può organizzare, ma eh, un'organizzazione che abbia deciso di mettere mano eh, a queste questioni, eh, e allora è un genitore che mh, è più fortunato di altri. Eh, non ci sono nel nostro paese grandi esperienze di, di, di organizzazioni pubbliche. Io sto pensando a quelle pubbliche, le poche che ci sono sono invece del privato sociale, del volontariato organizzato che tenta con tutte le fatiche, eh, non solo economico-finanziarie, ma anche tecnico-scientifiche della ricerca applicata, cercano di approfondire una questione che sembra sfuggire alle priorità della eh, conoscenza, della formazione degli operatori sociosanitari. E questo certo è un tema. Quindi per rispondere direttamente alla domanda a chi potrebbero rivolgersi? Devono, devono cercare, devono capire, perché eh, mh, non è detto che ci sia qualcuno in grado di eh, accogliere queste domande. Oggi la, la tendenza più diffusa è di rivolgere questo quesito all'area alla, all delle competenze psicologiche o all'area delle competenze urologiche nelle patologie fisico-motorie. Che importanti sono, eh, ma non sono tutto, e, e ridurre tutto alle competenze urologiche o psicologiche significa non, a, non avere in mente le, le, fatiche, eh, le fatiche tutte di quella persona quando si interroga su questioni che sono tanto più grandi di lui. Ecco. Qual è la realtà di Torino su questo fatto? Ma a Torino già da molto tempo eh, lo dico con, un, con tutta la retorica possibile, non ci giro intorno su queste questioni, la questione che io ho appena posto, ce le siamo poste già molti molti anni fa e abbiamo ritenuto in tempi non sospetti che su questo tema andassero messe delle poste. Delle poste finanziarie, delle poste scientifiche, delle poste organizzative. Quindi abbiamo semplicemente incominciato con l'idea di che forse andava aperto un servizio, abbiamo cominciato ad aprire un servizio, abbiamo costruito questo servizio, abbiamo cercato di farlo crescere, abbiamo cercato e continuiamo a cercare di confrontarci col poco o tanto che, che incontriamo in Italia e, e in Europa e quindi abbiamo costituito un servizio pubblico fortemente integrato con la collaborazione delle organizzazioni del privato sociale che hanno ritenuto già allora, ma che ancora oggi decidono di affiancarci, di sostenerci, eh, perché il, la fatica più grossa non è quella finanziaria, la fatica più grossa è quella della, della ricerca scientifica finalizzata alla all cioè nel momento in cui una persona, un familiare, un, un marito, un fidanzato, una moglie o una figlia pone quesiti di questo genere è necessario che le competenze da mettere in campo siano appropriatamente adeguate e non c'è un professionista che da solo le, le compendi tutte, le compendi tutte. Quindi è necessario, è necessario uno sforzo tecnico-scientifico veramente importante.